Io volevo dire delle altre cose, ma un po' quello che ha detto Toscani, un po' quello che ha detto Loporcaro mi portano a partire da un altro elemento. C'è qualcosa in più, professore, rispetto a quello che lei ha detto, la comunicazione politica in quanto tale. Io segnalo un fatto che a mio parere è oggettivo e che nessuno studioso ha ancora analizzato. Per la prima volta nella storia delle democrazie moderne, il governo del paese controlla insieme la capacità di essere newsmaker, che è una capacità oggettiva, che hanno tutti i governi. Sono la più grande agenzia legittima di informazioni del paese, perché sono l'amministrazione, e quindi le misure che riguardano la sanità, le dichiarazioni del ministro Sirchia sugli anziani, la patente a punti, le questioni della vita quotidiana di tutti, organizzate in una società. Il governo è la più grande agenzia legittima di informazione di un paese. È ciò che fa notizia in una società contemporanea. Ciò che può dominare le prime pagine dei giornali anche tutti i giorni, con le notizie, ripeto, legittime, che sono la parte reale tradotta in provvedimenti che organizzano la nostra vita associata, la traduzione della politica e della democrazia. Ma nello stesso tempo, ecco la novità, il governo controlla interamente tutti i più moderni canali di scorrimento di queste notizie. Cioè noi per la prima volta, nella storia del nostro paese e nella storia delle democrazie occidentali, e non sto dando qui un giudizio di qualità o di valore, sto analizzando un punto di cui non avrei parlato se lei non avesse segnalato l'argomento fermandosi un gradino prima di quello che invece è il gradino che ci porta nell'inedito della democrazia. Nell'inedito. In qualcosa di modernissimo e di inesplorato, altro che populismo riproposto oggi da modelli antichi. Siamo davanti a qualcosa di assolutamente moderno. Per la prima volta il governo del paese, il governo legittimo che ha avuto i voti dei cittadini, controlla la fonte delle notizie, che è lui stesso, che è l'amministrazione di cui sta a capo, e controlla i canali di scorrimento. Se poi ci aggiungiamo, questa è una valutazione più di qualità, quindi può darsi che qualcuno sia d'accordo e qualcuno non sia d'accordo su questo, mentre i primi due dati sono assolutamente oggettivi. Tre canali pubblici sono controllati per via politica, come avveniva prima dai governi di centrosinistra, che in quanto a lottizzazione non hanno niente da imparare da nessuno, come evidente, ma per la prima volta si aggiunge il controllo dei tre canali privati per via direttamente proprietaria. E quindi l'insieme fa la totalità. Fa la totalità di quello che il moderno agorà, che è quello del luogo in cui si forma la determinazione del consenso, cioè il punto più delicato delle società contemporanee, quello dalle quali sta scomparendo tutto il resto dell'armamentario tradizionale della politica nella formazione del consenso, il comizio in piazza, il volantino, il porta a porta. Questa roba sta andando via e viene fuori la televisione. Il 93% degli italiani, secondo gli studi del Censis, dichiara di essersi formato un'opinione politica o almeno di avere le sue informazioni politiche prevalentemente dalla televisione. Il 53% dice anche coi giornali, le due cose stanno insieme, il 93% mette al primo posto la televisione, di questo 93% un 53% poi dice anche dai giornali, ma il 46% dice esclusivamente dalla televisione. Quindi voi capite, noi capiamo tutti insieme, se ci fermiamo a questo, che questo impasto è di per sé qualcosa che non abbiamo mai visto prima ed è una macchina potentissima. Se noi ci aggiungiamo che chi oggi governa il paese, la struttura che ha formato Forza Italia e che ha conquistato la maggioranza dei consensi degli italiani, ha una attitudine professionale spiccata, unica, specifica nella formazione di palinsesti, perché questo hanno fatto e hanno saputo fare meglio di tutti. Donelli ricordava la nascita della televisione commerciale. La televisione commerciale era questo: prendere cose tra loro molto disuguali, cose che esistevano e cose che non esistevano, metterle insieme e confezionandole, vendere poi un'immagine complessiva agli italiani, che era quella che li spingeva a sintonizzarsi su quel tasto. I creatori di palinsesti significa mettere insieme il contenuto col contenitore. Loro hanno i contenitori, le televisioni, il contenuto che è loro proprio. La democrazia vuole che sia loro proprio. Non è un abuso che ce l'abbiano.
ce l'hanno tutti i governi dei paesi, hanno il contenuto che sono le notizie, il contenitore che sono le televisioni, il contenitore privilegiato, il contenitore primario attraverso cui passa la comunicazione politica, e sono specialmente capaci. Sono capaci in modo eccellente di mettere in connessione queste due cose. Ecco il punto su cui nessuno studioso si è ancora fermato. Ecco quella cosa che c'è dietro la formula conflitto di interessi. Ecco come in Europa noi non possiamo ancora parlare di un mercato comune dell'opinione pubblica. Non esiste un mercato comune dell'opinione pubblica, perché l'Europa, che è soprattutto un insieme di vincoli, un insieme di regole che si è dato per controllare in qualche modo il mercato, per controllare in qualche modo i rapporti virtuosi tra il deficit e il PIL, lascia questo mercato politico alla mercé di disuguaglianze tra paese e paese, che sono queste che abbiamo sotto gli occhi di tutti, che rendono l'esperimento italiano qualcosa di assolutamente moderno e qualcosa di assolutamente particolare, non soltanto per la democrazia italiana, ma per tutta l'Europa, per la democrazia moderna. È un esperimento che stiamo vivendo, che ha degli ingredienti, che sono degli ingredienti che non sono mai stati applicati tutti insieme, e il composto chimico sta reagendo sotto i nostri occhi adesso. Questa è la cosa che non avrei detto, è una cosa che io sto analizzando e studiando con grande attenzione, perché è qualcosa, come capite, di molto intrigante sotto l'aspetto comunicativo, ma lo dico e faccio questa parentesi iniziale perché il professor Porcaro mi sembrava che mi tirasse per i capelli fermandosi un gradino prima di questa soglia, che però è la soglia a cui dobbiamo guardare, perché ci siamo dentro con le mani e coi piedi. Per il resto, quando sono venuto qui pensavo, il tema che ci è stato dato è l'etica e la comunicazione. Io dovrei rispondere che la mia etica è informare e dare le notizie. So che sembrerei retorico, ma non c'è altro da dire, e lo capirete se vi fermate un attimo a guardare sul nostro mestiere. Vi faccio due esempi. Io quello che ho imparato l'ho imparato da cronista sui fatti. Non l'ho imparato per uno schema ideologico della mia professione prima, e cerco di applicarlo come metodo nel lavoro che faccio oggi. Io quando ho lavorato a Mosca ho visto che la realtà era qualcosa di un pochino più complicato, la realtà, la verità. Al di là della battuta, tu citavi prima la Pravda, sai che i russi dicevano non c'è Izvestia sulla Pravda, non c'è Pravda nell'Izvestia, nel senso che Izvestia vuol dire notizia e Pravda vuol dire verità. Quindi io vedevo che i giornali italiani, i giornali occidentali, arrivavano 5 giorni dopo, e noi per 5 giorni galleggiavamo, altro che la bolla di internet, noi galleggiavamo in un mondo in cui la comunicazione finiva sui giornali. Quello che diceva, ci metteva il professor Lo Porcaro per l'Italia, la comunicazione finiva dritta sui giornali, i giornali erano lo specchio della comunicazione del Politburo e dei ministeri. Poi arrivavano i giornali italiani, e che cosa differenziava quella realtà da quella che noi davamo sui nostri giornali? Le pinze del giornalismo, che erano delle pinze, mi scuso per la banalità della parola, occidentali, del mondo libero. Con quelle pinze occidentali si prendevano gli stessi ingredienti e li si smontava, li si rimontava con dei criteri che non erano quelli della propaganda, ma erano quelli di una gerarchia di importanza degli avvenimenti. Si cercava di andare a vedere dentro la comunicazione ufficiale, la si sfrondava dalla propaganda, si tirava fuori quell'elemento che magari era al 22° posto, lo si metteva in testa, e quando gli amici russi, anche quelli del dissenso come Sakharov e sua moglie, vedevano magari sugli avvenimenti di cui loro avevano parte e di cui avevano visto il riflesso sulla stampa sovietica, stiamo parlando di anni di perestroika, di Glasnost, 88, 89, 90, vedevano poi l'impatto sui giornali italiani, sui giornali occidentali, si rendevano conto che era un'altra cosa e capivano, e io capivo con loro, perché lo incontravo per la prima volta questo differenziale, che gli strumenti del giornalismo nel mondo libero, gli strumenti del giornalismo in una democrazia occidentale, sono quelli che fanno la differenza, che è poi la differenza di fondo tra l'informazione e la comunicazione pura. L'altro esempio è quello della rivolta di Tiananmen. La rivolta di Tiananmen ha avuto una lunghissima incubazione in cui sembrava di assistere alla rivoluzione, e noi eravamo andati al seguito di Gorbaciov, tutti i giornalisti del mondo accreditati al Cremlino, con un aereo che il New York Times chiamava Glasnost One, scherzando
con l'Air Force One, credendo di assistere a un summit tra due capi di Stato, invece era scoppiata la rivolta dei ragazzi. Da quel momento nessuno di noi si è più interessato della vicenda ufficiale, siamo stati in piazza tutto il giorno e tutta la notte a raccontare la rivolta dei ragazzi, hanno semplicemente aspettato che scadesse il visto che era stato dato a questo gruppo di giornalisti politici specializzati che erano venuti a seguito di Gorbaciov, e il giorno che è scaduto il visto non ce l'hanno rinnovato, ci hanno fatti andare indietro tutti, c'erano i soldati acquartierati alla periferia delle città, ma sembravano in atteggiamento amichevole, tanto che gli ultimi servizi che abbiamo fatto c'erano le donne che scendevano in strada a dare la minestra ai soldati la sera, e poi quando noi siamo partiti la notte stessa hanno fatto una cosa sola che dimostra che l'informazione è la differenza: hanno spento le antenne della CNN e poi hanno portato i carri armati dentro e hanno sgominato la rivolta degli studenti. Perché l'antenna della CNN da sola ha fatto quello che John Reed ha fatto nel 1917 quando ha raccontato la rivoluzione sovietica: guardava e raccontava il mondo. Ecco dunque che quello che noi dobbiamo fare, la nostra etica specifica, è quella di dare le notizie e di dare le informazioni, nella coscienza che in questo modo noi, seguendo lo schema che è quello di Robert Dahl, trasformiamo quella che è una normale democrazia in una buona democrazia, come la chiama lui. La buona democrazia è quella fatta di cittadini illuminati, cioè cittadini informati e consapevoli, che possono dunque effettivamente esercitare il diritto di cittadinanza, punire consapevolmente e consapevolmente premiare col voto, perché hanno in sé gli elementi costitutivi dell'esercizio della cittadinanza. Sono consapevoli, e sono consapevoli soltanto se sono informati. Ecco dunque che questa è una professione civile. È una professione civile, è diversa dalla professione del puro comunicatore. È una professione di mediazione in qualche modo, ed è civile in quanto porta al cittadino di qualche centimetro avanti in quella che io chiamo l'intelligenza degli avvenimenti, la conoscenza dei fenomeni. Cercando di essere un pochino al di là di quello che il professore raccontava essere lo schema televisivo, dove l'ideale dell'uomo politico è la dimensione frontale, inquadrato a mezzo busto, un microfono davanti, magari il microfono tenuto in mano da un giornalista di quello stesso partito che lui ha fatto assumere in televisione nella lottizzazione, e nemmeno più la domanda, c'è soltanto la faccia di quello che dice una risposta. No. Lo schema del giornale è un po' diverso, lo schema del giornale prende quello stesso fatto che i riflettori della televisione hanno illuminato nella dimensione frontale senza guardare cosa c'è dietro e lo inclina di qualche centimetro, e ogni fatto può essere inclinato di qualche centimetro, come una bottiglia, non accontentandosi che venga messo in piedi nella sua posizione ufficiale, di comodo, viene inclinato di qualche centimetro, e se lo inclini come una bottiglia, quello che viene fuori è un deposito di senso, è un deposito di significato, che proprio perché riposto è spesso quello vero che è in grado di illuminare l'intera vicenda. E inclinando quella dimensione frontale degli avvenimenti, spesso si scopre un ingresso secondario dal quale si può entrare e si può vedere qualcosa non dalla parte ufficiale in cui te la vogliono far vedere. La realtà è la stessa, ma la si può guardare in modo diverso. L'uomo politico sopra dice una cosa e sotto si può fare un pezzo e dice: ma perché l'ha detto? L'origine sta qui. È lo schema del retroscena che abbiamo fatto mille volte, che la televisione non a caso non conosce, che le televisioni italiane non conoscono, che dietro il quale c'è moltissimo lavoro, perché non si accontenta della realtà ufficiale, la strappa, entra dentro e va a recuperare quegli altri pezzi di verità che sono preparatori di questa vicenda e spiegano perché. E solo così, dandogli la realtà ufficiale e spiegandogli che cosa c'è dietro, cosa c'è sotto, cosa c'è prima, il lettore è probabilmente in grado, montandosi il palinsesto di quella pagina o di quell'avvenimento, secondo le sue abitudini, le sue velocità, i suoi percorsi di lettura, è in grado di fare qualche passo avanti nella conoscenza dei fenomeni, che è l'unica ragione per cui io posso vendere il giornale. Se il giornale venisse venduto soltanto per togliersi l'appetito della comunicazione, quello basta alla televisione. La televisione ti dà l'illusione di sfamarti, ma niente toglierà il piacere, io dico, della buona lettura, della bella scrittura, fortunatamente, ma anche di voler capire, di voler conoscere. Il giornale è ancora capace di spezzare l'illusione televisiva dove guardare è già capire? Un momento, guardare è intanto vedere, ed è già importante. Vedere, farsi un'idea di un fenomeno, e poi c'è qualcos'altro, c'è contestualizzare, penetrare, astrarre, comprendere.
Ci vuole un giornale per questo. Naturalmente il giornalismo è arrivato a questa consapevolezza di svolgere molto semplicemente una funzione civile, come ce ne sono altre, ma semplicemente rimanendo dentro lo specifico del suo mestiere, non facendo nulla di eroico. Non ci vuole per fare il nostro mestiere sotto qualunque potere. Io ho fatto il direttore con i governi dell'Ulivo, ho fatto il direttore col governo del Polo. Noi siamo considerati un giornale di opposizione, poi se avrò tempo ne parlerò un attimo, una formula che secondo me non esiste. Esistono solo i cattivi giornali e i buoni giornali, non esiste nient'altro di questa roba qua. Poi certo i giornali hanno la loro cultura, ne parleremo. Però io ho fatto il direttore con i governi del Polo e con i governi dell'Ulivo. Tutte le volte che abbiamo sbagliato da soli. Non c'è stato bisogno di un briciolo di coraggio per fare il nostro mestiere più di quello che abbia il barista qui sotto nel preparare il caffè. C'è la possibilità di fare questo mestiere bene e quando si sbaglia per insufficienza nostra. I limiti del sistema sono altri, sono quelli che abbiamo detto all'inizio, ma dentro quei limiti c'è la possibilità di fare il giornalista benissimo, se si ha voglia di farla, se sia quella che Toscani negava prima, poi è sceso nelle percentuali fortunatamente, che è la passione, che è la ragione vera per cui la gente compra questo giornale. La gente te lo compra per la passione che c'è dentro. La gente influenza il giornale crea il suo tipo di lettore, le due cose vanno insieme e non sono in qualche modo distinguibili al punto che la gente si accorgerebbe se il giornale diventasse qualcosa di diverso. C'è molta più passione in una riunione di giornale che nello stare chiusi a casa a infilare 1000 aforismi o andarli a copiare da qualche giornale contro i giornali. C'è molta più passione nel fare il giornale, nel cercare di rappresentare la realtà che abbiamo attraversato, che è un'operazione molto complessa, e quando qualche volta si riesce a centrarla, a capirla in tempo reale, ormai siamo al punto che i partiti arrivano 3 giorni dopo a decifrare, a prendere posizione su quello che è capitato, il giornale a un certo punto ci vuole qualcuno che dica andiamo a scrivere perché bisogna uscire domani mattina, e la posizione va presa subito. E se non ci fosse coscienza del ruolo civile che i giornali hanno, cioè di incidere sull'opinione pubblica, tutto qua è ruolo civile, non mica una roba scritta con le maiuscole, e se non ci fosse insieme dunque la consapevolezza della responsabilità che tutto questo comporta, sarebbe semplicemente un mestiere come l'altro, ma sarebbe anche un insieme di pagine, non sarebbe un giornale. Un giornale è una cosa diversa. Il giornalismo, la mia generazione, la tua Massimo, è arrivata a questo, ma attraverso un percorso mica tanto semplice, perché il retaggio di credere che il giornalismo fosse una specie di arte o di sottoarte è una porcheria che è durata per decenni. Il giornalismo non c'entra niente con la letteratura. Esistono naturalmente delle pagine di giornalismo che si avvicinano alla miglior letteratura, ma guarda caso lo fanno quando non la scimmiottano, lo fanno quanto più rimangono dentro lo specifico tipico del mestiere. Ci sono delle pagine di Vergani su Coppi, che sono nelle antologie scolastiche non per caso, che sono delle pagine di letteratura, ci sono delle pagine di Buzzati scritte per i giornali dentro lo specifico giornalistico, rispettando le leggi del mestiere, rispettando le regole del giornalismo, che ne ha, accidenti se ne ha, che si avvicinano alla letteratura. Ma sono due cose assolutamente diverse. Il giornalismo ha una sorta di patto sociale con il lettore, tu comprami, io ti informo. La letteratura non ha nessun patto sociale di nessun genere. Il giornalismo si crea il suo lettore, ha un pubblico costituito dopo un certo numero di anni. La letteratura non ha niente di tutto questo. La letteratura, per usare una formula di Cesare Garboli, non deve niente a nessuno. Va in libreria, chi vuole lo compra. Lo scrittore non sa chi è il suo pubblico, il giornalista lo sa, in qualche modo è condizionato dal suo pubblico. Certe volte si deve porre il problema contrario, lo devo spettinare il mio pubblico, se non voglio che si formino dei luoghi comuni tipici, nel mio caso, di Repubblica, che di fronte a un fatto A si aspettano che intervenga il giornalista B e dia la risposta C, perché altrimenti dopo la quarta volta che lo fai diventa come un sistema, non so come si chiami, mi intimidisco alla normale di non saperlo, ma un sistema di derivate, un sistema quasi obbligatorio in qualche modo. E invece no, però certamente il legame tra il giornalista e il suo pubblico è di questo tipo ed è qualcosa di assolutamente diverso dalla letteratura. Ma nello stesso tempo è chiaro che in questa funzione civile che il giornalista ha e che il mestiere ha complessivamente, dice Toscani, ormai tutto è determinato dal mercato, ci sono le leggi del marketing, i media vanno avanti con dei tabulati che gli dicono tutto e fuori da quello non scelgono niente. Scusami, ti rispondo con un esempio, e i tabulati sono a tua disposizione quando vuoi venire oppure li portiamo qui. Sai quante enciclopedie di carta c'erano nelle case degli italiani prima che facessimo l'enciclopedia di Repubblica? Sai quante? 65.000. Sai quante enciclopedie abbiamo venduto?
quante copie di enciclopedia abbiamo venduto? 25 milioni. 25 milioni. Se noi avessimo ascoltato i tabulati, noi abbiamo fatto fare una ricerca dall'Eurisco prima, per vedere se la dovevamo fare o non la dovevamo fare. Ci ha detto di no. Non ci ha detto niente, non si è permesso di dire fatelo o non fatelo, perché non gli è stato chiesto questo. Gli è stato chiesto quante ne avevano, che fame di enciclopedia c'era nelle case, nell'era di internet, perché si presupponevamo anche noi che la gente andava ormai su internet a farsi l'enciclopedia. 65.000, non fatela. L'abbiamo fatta. Il differenziale che cosa l'ha fatto? La passione, la voglia di farlo, la voglia di crederci. 25 milioni. Sapete quanti romanzi si vendono in tutte le librerie d'Italia in un anno come il 2001? 18 milioni, 18 milioni di romanzi di letteratura. Sapete quanti romanzi ha venduto Repubblica l'anno dopo il 2002 da sola? 25 milioni. 25 milioni da sola. Poi ci sono quelli di tutti gli altri giornali che sono arrivati dopo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una dimensione culturale di un mondo che il giornale vende, oltre alle notizie, che se noi non capiamo la ragione per cui 630.000 persone vanno tutti i giorni in edicola in questo paese che a differenza del Giappone ha i rapporti invertiti tra chi va fuori a cercare il giornale e chi lo riceve a casa. In Giappone il 93% riceve il giornale a casa in abbonamento al mattino, in Corea il 94%. In Giappone solo il 7% deve uscire e andarlo a prendere fuori degli acquirenti di giornali. In Italia è il contrario. In Italia il 9% riceve il giornale in abbonamento. Gli altri, che piova, che faccia troppo caldo, che siano in ritardo a scuola, che abbiano litigato con la moglie, e che abbiano delle cose da fare, si fermano davanti all'edicola, si fanno largo in quella corte dei miracoli che è diventata un'edicola, e miracolo finale, in un paese dove finalmente si è compiuto il pluralismo, perché è nata una stampa di destra anche, e quindi c'è un mare sterminato per tutte le opzioni possibili di giornali che rispettano tutte le opinioni, dice, eccolo il miracolo, voglio quella cosa lì. E lo dice tutti i giorni, lo dice per 365 giorni all'anno e lo dice tutti gli anni. Ma voi vi rendete conto di che legame c'è? E che cos'è questo legame? È un legame di marketing, un legame... è una sciocchezza, è un legame di tipo culturale, è un legame di appartenenza. Per questo, e chiudo, io trovo un atto, prima ancora che sbagliato, di pigrizia mentale quando dicono ad esempio Repubblica è un partito. Ma se fosse un partito avrebbe la sorte degli altri partiti. È molto di meno e molto di più di un partito. Quello che Repubblica comunica certamente è una certa idea dell'Italia, che è qualcosa che sta molto sotto la dimensione dei partiti, che non essendo nostra propria non mi interessa per nulla, ma è anche molto più larga, nel senso che la politica è un piccolo spicchio di quel mondo. Quello che mi interessa, quello che funziona tutti i giorni, è avere un rapporto col lettore su una tastiera molto più vasta, della quale certamente fa parte anche la politica, ma per il suo tasto. Poi ci sono tutti gli altri che fanno parte della vita della gente, del loro modo di vivere, della loro concezione dell'amicizia, della famiglia, delle cose che leggono, delle concezioni che hanno del loro tempo libero. È lì che sta il rapporto di insediamento tra il giornale. Quando io dico una certa idea dell'Italia, la formula di Gobetti, non c'entra niente con una dimensione di partito. È qualcosa di molto più vasto. È qui che scatta l'appartenenza reciproca tra un giornale e i suoi lettori. E dunque, e chiudo, ecco perché i giornali non sono stati scalzati da internet. Provate a pensare un momento al differenziale di potenza. Donelli ricordava il 2000, la grande sbornia, Tiscali che valeva più della Fiat, ricchezze sovrumane per i manager che avevano le stock option e soprattutto una cosa infinita. Sembrava che da un momento all'altro il mondo di internet sarebbe andato a battere la porta alla Confindustria, dappertutto, avrò detto scostati, da oggi comando io. Un differenziale di potere, un differenziale culturale, per la prima volta un'inversione di conoscenza. I nostri figli ne sapevano più di noi di quel mondo specifico, ma non ne sapevano più di noi come sempre accade nelle cose da ragazzi, nella musica, nello sport, no, ne sapevano più di noi in un'arte adulta, in qualcosa che unificava le generazioni, ma l'ultima generazione ne sapeva più di noi, come quando i soldati, i ragazzi che erano andati a fare la guerra tornavano alle campagne e alle montagne dell'Italia 60, 70, 80 anni fa, e quello che raccontavano era infinitamente di più di quello che i loro genitori sapevano. Questo è accaduto un'altra volta, questa volta. Ma pensate alla potenza, pensate all'ubiquità. Il direttore di Repubblica.it, che Vittorio Zucconi, sta in America. L'abbiamo scelto che sta in America perché sta nell'ultima frontiera di internet, ma anche perché si dimostra che un giornale sul web può essere diretto da ogni angolo della rete. Perché la rete è una rete, da qualunque punto tu attingi puoi risalirla e intersecarla in qualche modo tutto.
la geografia che cambia, la storia che cambia perché tutto è contemporaneo, l'ubiquità, insomma tutto questo faceva un differenziale di potenza con i giornali che portava un'altra volta all'impazzare delle profezie che nell'ultimo secolo si erano già sentite altre due volte, quando è nato il telefono e quando è nata la televisione, i giornali moriranno, i giornali non muoiono, ma perché non muoiono? Per la ragione che ho detto prima, i giornali sono qualcosa di diverso dal puro flusso, dico di più, dalla ricchezza del puro flusso, dico di più, dalla potenza onnipotente del puro flusso che è internet, che è questo fascio di flusso. No, i giornali stanno dentro il flusso, ci stanno con le mani aperte e in ragione della loro identità raccolgono quel flusso e lo selezionano. Il flusso è qualcosa di orizzontale che scorre, i giornali sono qualcosa di verticale. Quel flusso viene preso e buttando via molto e tenendo qualcosa, quel qualcosa che si tiene viene rialzato e si costruisce, come costruendo una cattedrale, un'immagine della fase che abbiamo attraversato, della giornata che stiamo vivendo, e si cerca di farla in qualche modo che risponda a quella che abbiamo vissuto e di dargliela alla gente perché possa partecipare e entrarci dentro. Ma a parte che è un'operazione grandiosa, è qualcosa di completamente diverso, perché nel flusso ci stai con le mani e coi piedi, ma ti muovi in un'altra dimensione. E nel selezionare, buttiamo fuori l'80%, teniamo il 20%, qual è il criterio con cui, in base alla nostra identità, alle ragioni che vi dicevo prima, alla nostra storia, al modo in cui siamo fatti, noi teniamo delle notizie e le buttiamo degli altri? Di nuovo, è la ricerca del senso, è la ricerca del significato, la ragione più nobile per cui si fa questo mestiere. Le notizie che tu trattieni sono quelle che contengono in nuce, in piccolo o in toto, la capacità di definire la fase che hai vissuto, di fartela capire, di decifrartela, perché sono portatrici di senso. E questo lavoro è molto diverso dal puro flusso. E intervenire col flusso, con gli strumenti tecnici artigianali di questo mestiere, e ricavarne questa capacità di definire la fase che stiamo vivendo. Scusate se poco. Poi naturalmente c'è sempre la battuta del direttore di quel giornale americano che quando gli dicevano ma i giornali hanno tante notizie brutte perché non date le notizie belle, ha risposto: signora, non facciamo altro tutto il giorno che selezionare da questa parte le notizie belle e dall'altra la zizzania, da questa parte le notizie belle e dall'altra la zizzania, tutto il giorno. Poi certo la sera per vendere più copie prendiamo la zizzania e la buttiamo tutta dentro i giornali.